si parla del secolo scorso come la danza del linguaggio del secolo, no? C'era stato anche addirittura Béjart che aveva chiamato una compagnia il Ballet du XXe siècle, appunto come l'arte rivoluzionaria che sarebbe stata quella del secolo scorso, forse perché si libera anche dai vincoli, da dei tabù la danza, che ancora altre forme hanno. E altre forme artistiche riguardo al teatro, ma anche la musica a volte, nonostante essendo libera, forse lo è meno di quello che la danza può essere. E io auguro davvero che ci sarebbe più questa consapevolezza, proprio anche da parte proprio nostra, da chi la danza la ama, la fa, la produce, e la interpreta, che è davvero un linguaggio rivoluzionario, che speriamo che il XXI secolo sia il secolo della danza come arte. Intrinsecamente contiene altre forme di linguaggio, delle codificazioni, appunto, che le sono pro proprie, non devono essere forzate a ricercarle in maniera esteriore, dal di fuori. Quell'aggancio è sempre possibile, quell'aggancio appunto di potersi relazionare ad altri interessi artistici o altre riflessioni sociologiche, ma di per sé, per intrinsecità, ha una moltitudine di entità e di linguaggi.